Al comunale torinese di fronte Torino e Sampdoria. I Liguri impegnano a fondo la difesa ospite. I Granata reagiscono bene, ma hanno la mira sbagliata. Ancora il portiere del Torino sotto il tiro dei blu cerchiati. Arce tenta lo spunto personale ma è chiuso dai difensori. Nella ripresa il Torino va in vantaggio con un gol di Armano. L'euforia granata dura poco perché Milani segna la rete del pareggio. Vana risulta la tenace reazione del Torino che vuole vincere, invece in contropiede la Samp segna il gol della vittoria. Ancora una sconfitta granata. Per l'allenatore Senchi i grattacapi continuano. Della discesa libera femminile al Kandal di Garmisch, vinta dall'austriaca Netzer, che aveva una mano rotta, vediamo soltanto le riprese delle cadute, che non sono state poche. Tuttavia la neve soffice ha evitato gravi danni. Qualche sciatore nel capitombolo ha preferito il tuffo a testa avanti. Anche lo slalom, pur meno veloce, è stato costellato di cadute. L'insidia delle porte fa perdere spesso l'equilibrio. Un attimo di incertezza e l'ondeggiare si trasforma in scivolata inevitabile. Per fortuna questi capitomboli sono più spettacolari che pericolosi. Qualche livido e qualche sbucciatura a unico ricordo.